Buon lunedì 1 luglio e buon inizio del mese. Iniziando un nuovo mese, sento anche la necessità di precisare qualcosa che riguarda la mia riflessione sul brano del Vangelo del giorno. È una precisazione che riguarda il nostro modo di porci di fronte ai grandi misteri della vita. Ho spesso ricordato come la lettura del brano del Vangelo scuote profondamente la coscienza, al di là di ogni appartenenza culturale, politica, di luogo di nascita, di scelte fatte nel corso della propria esistenza relativamente, per esempio, alle questioni economiche. Sento che quanto sta scritto nel testo sacro ha un valore universale. E questo non è assolutamente un modo di essere integralisti, anche per niente. Dobbiamo semplicemente osservare come la nostra esistenza sia sempre attratta dal calcolo, da una meta da raggiungere. Viviamo nell'epoca degli obiettivi che dobbiamo raggiungere, della progettualità che molto spesso è fine a se stessa ed è autoreferenziale, e siamo sempre intimoriti dal fatto che ci rendiamo conto che il tempo scorre, la vita scorre, tutto scorre e noi siamo ancorati all'immobilismo, alla staticità. Guardiamo al passato come luogo di nostalgia o come luogo nel quale troviamo i traumi che condizionano la nostra esistenza e vorremmo estirparli. E guardiamo il futuro con un desiderio di appropriarcene. Questi sono i due atteggiamenti che ci cristallizzano, senza capacità di essere soggetti in movimento. Nella storia evolutiva dell'umanità sappiamo che la nostra specie viveva negli alberi, poi ad un certo punto scende e cammina. Vedete, il messaggio evangelico, quello che troviamo scritto nel Vangelo, è un messaggio che va al di là della politica, della cultura, ma che dovrebbe incidere profondamente sulla politica e sulla cultura per emendarle da qualsiasi tentazione di appropriazione egocentrica e narcisistica, che è il modo attraverso il quale viene interpretato il potere. Conquisto il potere e finalmente metto in sicurezza il paese e sarò in grado di garantire alla popolazione ricchezza e conservazione di quella ricchezza. Questo è il modo di pensare mondano, che poi si traduce anche in formule politiche che alternativamente si definiscono conservatrici o progressiste. E invece noi dobbiamo testimoniare un cammino che incontra e svela costantemente il grande mistero e l'armonia della vita su questo pianeta. E questo dovrebbe in qualche maniera porci in una dimensione altra rispetto al desiderio di potere che caratterizza la mondanità. E quel potere si esprime nelle appropriazioni. Il Vangelo di oggi ci sottolinea come l'essere umano non ha bisogno di fissare una dimora, perché la sua vocazione, e questo è un discorso che dovrebbe valere per tutti, credenti o non credenti, la sua vocazione è itinerante. Vediamo dunque il testo del Vangelo di oggi nella sua straordinaria semplicità, dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, vedendo la folla attorno a sé, Gesù ordinò di passare all'altra riva. Vedete, vede la folla, ma non in scena un comizio. Chiede di andare all'altra riva, sottolinea il movimento, non scappa dalla folla, dà un insegnamento attraverso il suo itinerare.
Quando esprimiamo il nostro narcisismo e capitasse che una folla si raduna intorno a noi per ascoltarci, state tranquilli, erigiamo immediatamente un palco e ci gratifichiamo. No. Agiamo come fa Gesù, andiamo dall'altra parte. Gesù fa questo. Eh no, ma allora quale gratificazione ne potremmo avere? Ma è proprio intorno al tema della gratificazione che dobbiamo convertirci. Il piacere di andare, itinerare senza meta, nella dimensione della giustizia, della libertà e soprattutto nella dimensione dell'amore. Allora uno scriba si avvicinò e gli disse: Maestro, ti seguirò dovunque tu vada. Una semplicissima espressione di uno scriba, una persona che ha studiato. Ti seguirò ovunque tu vada. Ma Gesù intuisce che in quel qualunque tu vada è indicata una meta. E gli rispose Gesù: le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. Vedete, in questa semplice frase è narrata da un punto di vista anche scientifico l'essenza della natura dell'Homo sapiens, che è un vivente che si esprime nella itineranza, ma non è una itineranza di conquista, è una itineranza esplorante che si lascia andare alla dimensione della trascendenza. E un altro dei suoi discepoli gli disse: Signore, permettimi di andare prima a seppellire mio padre. È un atto di pietas, non c'è nessun dubbio. Ma Gesù gli rispose: Seguimi e lascia che i morti seppelliscano i loro morti. Non è una frase irriverente. Partiamo da quel seguimi, la sequela. Questo ci chiede Gesù. Anche nei momenti più drammatici ci chiede di non sostare, di rimanere nella prospettiva di un movimento senza meta. E qui troviamo il mistero dell'essenza della vita, che è uno scorrere, che ci precede e sarà dopo di noi, e noi dobbiamo porci in questo cammino che contiene in sé i semi attraverso i quali germoglia la speranza, che ci libera dai tempi bui che stiamo vivendo. Torniamo a essere soggetti itineranti. Convertiamoci prima di tutto e facciamo testimonianza di questa itineranza. Dopodiché ci è chiesto semplicemente non di conquistare il potere per cambiare il mondo, ma semplicemente metterci al servizio di una itineranza che è nella prospettiva di un cambiamento costante del mondo, che significa evoluzione e trasformazione. Vedete, semplice brano del Vangelo che illumina la nostra esistenza, che ci invita ad esplorare il mistero della vita con umiltà, perché l'umiltà è l'essenza stessa della scienza, della ricerca, del senso stesso della nostra esistenza su questo nostro pianeta. E riguarda anche il nostro modo di porci relativamente alla fragilità della vita. Fragilità sì, ma attenzione. Una fragilità che alleggerisce il cammino, che ci prospetta la bellezza, l'armonia, l'entusiasmo e la passione di un cammino senza meta. E lì incontriamo la nostra straordinaria appartenenza consapevole a una vita che si dispone nella sua essenza di eternità. Buona giornata a tutte e a tutti.